Il giorno della memoria a Palermo si è celebrato in diverse manifestazioni, tra cui la cerimonia di consegna della medaglia d'onore, conferita con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, alla memoria di Salvatore Pizzuto. A ritirare la medaglia è stato il nipote Salvatore Butera, che ricorda così il nonno. Una grande emozione, oltre con grande onore, ricevere questo riconoscimento nei confronti di mio nonno, una persona mite, forse proprio all'opposto di quello che può sembrare un militare di guerra. Eppure lui era un eroe perché ha avuto il coraggio di dire no al regime nazista, perché subito dopo essere stato imprigionato non collaborò con i nazisti, anzi fu internato in un campo di concentramento in Germania, dove rimase 2 anni senza dare notizie di sé alla famiglia. Nel corso della cerimonia nella sala dalla chiesa della prefettura di Palermo è stata inoltre consegnata la medaglia della liberazione fatta coniare dal Ministero della Difesa con l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica e destinata ai partigiani e ai combattenti inquadrati nei reparti regolari delle forze armate. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari della città, oltre a un'ampia rappresentanza di studenti palermitani che sono intervenuti con un proprio contributo sul tema della Shoah.